Ciao, benvenuti e bentornati a Se Vabbè, il format in cui prendiamo le scene delle grandi saghe cinematografiche e le smontiamo dal punto di vista scientifico. Sì. Oggi abbiamo un grande ospite, Luca Perri. Ciao a tutti e a tutti, io sono Luca e sono un astrofisico e un divulgatore scientifico, quindi parlo di spazio tendenzialmente alle persone, ma vivo nel disagio e quindi sono un grande appassionato di Star Wars. Mi ha rubato la poltrona e... Così almeno si prende un po' di vera scienza la terra. Mi sono messo in mezzo oggi perché abbiamo un fisico e un ingegnere. Come avete potuto capire dai precedenti episodi, non vanno proprio d'accordo. No. Considerando che oggi si parla di Star Wars, credo che alla fine dell'episodio qualcuno testerà qualcun altro. Cominciamo subito, che ho già capito che non ne usciamo oggi. Questo è Se Vabbè! Star Wars è una di quelle saghe che è, sì, è fantascienza, però... Cioè, pretendono di fartici credere in quello che vedi. Ci provano, quantomeno. Una scena in particolare di episodio 3, quella finale, in cui Anakin combatte contro Obi-Wan. Bellissima. Io ci ho creduto zero, non perché il combattimento, la forza, I got the high ground, Anakin, tutta quella roba là, ma perché in questa scena c'è Anakin che combatte con Obi-Wan, poi a un certo punto decidono di sbragare una parte del pianeta, cade nella lava, saltano su dei droidi che stanno, non lo so, che fanno proprio il bagnomaria. Si raccolgono la lava secchiata. Sì, esatto. Okay. E in tutto questo quindi loro... Perché non sono in fiamme? Mi sono sempre chiesto. È una quindi, gran domanda. Quando la guardavo pensavo, sì, vabbè, va bene tutto, va bene la forza, va bene le spade laser, però no, a un certo punto quello è un c***o vulcano. Sì. E quindi il mio voto morte lo darò solo io oggi, perché abbiamo i due scienziati che devono fare a gara. Parole forti, per me il voto morte qui è 8.5. Cioè, ammazza quanto sei buono. 8.5. Allora, è lava e fin qua siamo tutti d'accordo, non si può scambiare con nessun'altra cosa. Quanto ha di temperatura la lava? Dipende dal tipo di vulcano, dipende dal tipo di lava, però diciamo che è tra i 500 e i 1200 gradi. In realtà, se si va a vedere l'universo espanso di Star Wars, quindi anche tutti i libri che ne sono stati tratti, eccetera, viene detto a un certo punto che Mustafar ha 800 gradi di temperatura per quanto riguarda la lava. Prendiamo quella. Che più o meno, vabbè, valore medio. Allora, quello è un fiume che gli hawaiani chiamano Aa. Ah, esatto. Quello. È un tipo di lava molto calda, tendenzialmente. Quanto i geologi, quando prendono i campioni, diciamo, si tengono lontani da quel fiume di lava? 200 metri. Ah, beh, lì loro a quanto sono? Facciamo conto che Obi-Wan è alto 1,77. Sta su una piattaforma, la piattaforma è circa 40 cm dalla lava. Okay. Quindi voglio dire, nella migliore delle ipotesi stai circa a mezzo metro. E poi, ulteriore problema, ci sono i fumi benefici, diciamo, che escono durante l'eruzione, che comunque già hanno una temperatura di 800-900 gradi. L'aria. L'arietta, sì. L'arietta fresca. L'arietta del tipo anidride carbonica, acido solfidrico, anidride solforosa. Quindi c'è un sacco di roba lì che loro si sniffano, che se va bene li fa svenire istantaneo, se va male gli brucia le vie respiratorie, e se va molto male in realtà ti uccide. 800 gradi, fumi benefici, temperature inospitali all'essere umano. Praticamente è Milano centro ad agosto, quindi sì, un milanese potrebbe resistere. Potrebbe resistere, ma non sappiamo quindi... se Anakin è milanese. Diciamo che voto morte mio, se non è 10, è 9.5, ma è 10. Sì. Ma pure 12. Insomma, senso, ma anche per Obi-Wan. Devi stare a 200 metri, ci sta a 40 centimetri. C'è poi un pezzo in cui Anakin atterra su quella piccola piattaforma e si piega atterrando, quindi si avvicina di faccia. È vero, però io metto un mezzo punto magari in meno, perché ci sono due casi documentati di geologi che alle Hawaii sono finiti per sbaglio con i piedi nella lava, però avevano le protezioni e non respiravano i fumi tossici, quindi in realtà la saga sarebbe finita lì e non avremmo avuto quella merda che è Obi-Wan la serie, posso dirlo? Una lunga attesa delle scene di Darth Vader, così, opinioni pericolose. Beh, sì. Un'altra cosa di Star Wars che a me ha sempre messo curiosità a livello scientifico, si discosta un po' dal se vabbè eccetera, però siamo qui, abbiamo questa occasione, voglio chiedervela, è questo elemento qui. Lo stavo per prendere. Yoda. Ah, no, questo elemento qui, la spada laser. Sì. Il concetto di spada laser, ora io mi chiedo,
scientificamente ha senso, quindi più che un voto morte è più un voto a senso, un voto a senso. Un voto a senso. Capisci? C'è una roba che tu dici, ma oggi nella realtà fisica che abitiamo, una spada laser potrebbe esistere? No, sì, per me c'è, siamo a... allora, fatto passi da gigante a livello tecnologico. Per carità di Dio. Quindi, però... secondo me 7, ha senso 7. Ha senso 7. Cioè, oggi se io mi ci metto, investo dei soldi, decido che fa una spada laser, ci riesco 7 su 10. Facciamo una startup? No. Grazie. Allora, secondo me bisogna dividere, perché in realtà c'è anche il voto morte legato alla spada laser, che è inversamente proporzionale al voto senso. Okay. 7 a senso, 3 morte. Sì, sì, dai, facciamo che sono complementari, va bene, sì. Dai. Allora, sensatezza 0 per me. 0? Fisso. Quindi no. Voto morte 10, sì. Perché 0? Cioè, stai distruggendo i sogni di milioni di persone. Lo so, sono una persona spregevole, però in realtà il problema è tutta una serie di ragionamenti anche legati al buon senso. Cioè, la spada tendenzialmente è arma bianca. Che vantaggi mi dà un'arma bianca? È silenziosa, è volendo nascondibile, quindi diciamo invisibile al buio magari, ed è maneggevole. Tu dici, noi abbiamo di tutto ciò, cioè, abbiamo una roba che fa wow, wow, wow. Però è bellissima, è illuminata e non è per niente maneggevole. Però è una spada, l'arma bianca coatta, è come se tu dici che ce li metti a fare neon sotto la macchina. Esatto, bravo, sono d'accordo, bravo, però poi vai a Ostia e diglielo, vedi che reazione hanno. No, però diciamo che a prescindere da quanto sia insensata la spada laser, ha una serie di problemi proprio fisici. Problema numero uno: se avete mai usato un puntatore laser, voi vi rendete conto che riuscite a puntare il pallino, diciamo, sulla presentazione, ad esempio, che state facendo. O sul gatto. O sul gatto, cioè, certo. Ma perché il gatto rimbecillisce? Perché vede solo il puntino, non vede tutto il fascio di luce. Perché? Perché in realtà il fascio di luce è direzionato, quindi se te lo pianto nelle retine, bene, cioè bene no, però lo vedi. Per pochi secondi. Il resto no, non lo vedo, a meno che non ci sia del particolato in sospensione. Quindi è invisibile. È invisibile, quindi tu la sguaini, non sai come la stai orientando, quindi ti amputi un arto. Primo grande problema, se va bene un arto. E ulteriore problema, che ci mettiamo subitissimo a questo punto, l'Elsa ha un peso di 2 kg circa. La lama che peso ha? 0. Perché la luce non ha massa. Esatto. E quindi e quindi è sbilanciata. E quindi il tuo polso non capisce come la stai orientando. È come gestire una spada che pesa quanto un coltello, quelli da carne. Però esatto, quello è, però è una spada lunga, in teoria un metro, che poi non è neanche vero, perché il laser non è che si ferma dopo un metro e venti. Certo. Il laser prosegue teoricamente all'infinito. Poi magari non è infinito infinito, perché poi si può beccare qualcosa che l'assorbe un po', però hai una lama che non riesci a maneggiare, non sai come la stai inclinando, è lunga infinito, è invisibile, è potente, si può calcolare, perché c'è in realtà una scena di episodio 1, la minaccia fantasma, in cui Qui-Gon Jinn la pianta verticalmente in una parete di acciaio e inizia a farla fondere. Se si fanno un paio di calcoli sul tempo che ci vuole a fondere quell'acciaio, visto lo spessore della paratia, viene fuori un 20 megawatt di potenza, che uno potrebbe dire, vabbè, quanto sono 20 megawatt? Sono 15.000 abitazioni. Voi considerate che l'esercito degli Stati Uniti ha provato a costruire un'arma per abbattere satelliti, cioè, certo, ovviamente, un cannone laser per abbattere satelliti, però sostanzialmente quel laser per abbattere dei satelliti a 430 km di quota era 660 volte meno potente della spada laser. Quindi la domanda è pure, che temperatura hanno queste spade laser, se uno considera... Allora, la temperatura, a parte quella del laser che scalderà sicuramente l'aria attorno, c'è il problema del proiettore che si scalda, perché i proiettori laser si scaldano e se io ho quel tipo di potenza mi si fondono le mani sostanzialmente. Quindi praticamente la spada laser non è altro che un elaboratissimo sistema per l'eutanasia. Ma tra l'altro, e chiudo il problema laser, cioè se io ho due fasci laser e li incrocio, non si toccano, quindi perché combatto con una spada laser? Da qui è partita tutta una polemica, perché c'è una parte dei fan, diciamo, che dice no, sono spade al plasma,
che è peggio ancora. Peggio ancora. Assolutamente peggio ancora. Bene. Però, ad esempio, su YouTube potete trovare dei video in cui ci sono dei gruppi di ingegneri, peraltro, che sostengono di aver costruito delle spade al plasma. Non è vero, stanno mentendo. È un lanciafiamme a GPL. Okay. E quindi non ci puoi combattere assolutamente. No. Ma se anche fosse una spada al plasma, intanto cos'è il plasma? Esatto. È il quarto stato della materia, che, lo dico in maniera brutale, che ucciderà probabilmente un collega fisico nel mondo, è gas caldo ionizzato. Il gas caldo ionizzato in realtà è lo stato che noi vediamo di meno nella nostra vita quotidiana, ma è lo stato più comune dell'universo, perché le stelle sono fatte di plasma. Ok. Quindi questo plasma, essendo le stelle fatte di plasma, capirai che è calduccio. Fino a milioni di gradi, decine di milioni di gradi. Facciamo anche solo che a 4000 gradi. Ho un tubo magnetico, perché il gas è ionizzato, quindi le particelle cariche, io posso contenerle con un tubo magnetico. Io ho un tubo magnetico che contiene una roba a 4000 gradi e lo tengo a questa distanza dalla faccia. Uscirà il calore? Certo. Gli infrarossi usciranno e quindi io ho 4000 gradi a questa distanza dalla faccia. Se va bene mi brucio la faccia e anche le mani magari. Se va male, io provo anche a tirare un colpo su un'altra spada laser. E a quel punto cosa succede? Che io ho due tubi magnetici che si vanno a cozzare, però il problema è che nel farlo partono delle bolle di plasma all'esterno. Potrebbe essere un problema. Quindi tu tiri un colpo, l'altro para, e nel farlo venite entrambi vaporizzati da una bolla di plasma che esce. Quanto è brutta la vostra vita? Tanto. Che vedete le cose e sapete che in realtà però non sono mai realizzabili. Però siamo cresciuti appunto da disagiati sociali. Sì, ma infatti non è la nostra vita, perché noi ci viviamo bene. Bene. Quella di quelli che ci stanno intorno, quindi penso tua moglie, la mia ragazza, la mia sorella, cioè chi ci sta intorno. Vivono questa vita triste, però c'hanno, mi dispiace. Ci hanno scelto. Esatto. Apriamo un fondo per il sostentamento di tutte le vittime dei fisici e degli ingegneri. Trovate il link in descrizione, potete donare un euro per le vittime dei fisici e degli ingegneri. Ci sta. Allora, io adesso ti farei stare un attimo zitto, perché noi prendiamo il canale, ci arroghiamo questo di... Esatto, okay. C'era una proprio autogestione. Cioè, fisici e ingegneri si uniscono. Esatto, si uniscono perché? Per la divulgazione, perché il 24 settembre a Milano arriverà una cosa fichissima che si chiama Galactic Park, che è un festival dell'astronomia e dello spazio al planetario Ulrico Oepli di Milano. E ci saremo sia io che lui, che tantissima altra gente della divulgazione spaziale italiana. Astrocosi in generale, a raccontarvi robe interessanti. Tra le tantissime robe interessanti, vi invito a venire, ci saranno tutti i link per comprare i biglietti giù in descrizione. Quindi è grosso. Bravo. Solo per questo. Esatto. Tra le altre cose, oltre un mio spettacolo sui razzi più sfigati, più strani della storia, insieme a Martina di Link for Universe, ci sarà il suo e quello di Adrian. E ci parleranno di... Parleremo della storia dell'astronomia e dell'astrofisica attraverso alcuni grandi scienziati e scienziate, a partire ad esempio da Marguerite Hack, visto che quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita. Ci vediamo il 24 settembre al planetario di Milano dalle 2 di pomeriggio. Stiamo lì tutto link il tempo. In descrizione. Adesso basta, fammi fare il lavoro. Vai, fai lavora. L'ultima scena di cui vorrei parlare, così poniamo fine alla distruzione della mia infanzia in maniera totale, è quella di episodio 5, in cui Han Solo, che ha sparato per primo, ricordiamocelo, prende il Millennium Falcon e lo usa per seminare i caccia dell'impero attraverso questo ammasso di asteroidi. Campo di asteroidi. E c'è Leila che gli dice: frate, ma tu sei sicuro che vuoi entrare di Napoli? Certo, di Napoli. Sei sicuro che vuoi entrare nel campo di asteroidi? E c'è C3PO che gli fa: guarda che la possibilità... Lui è di Caserta. Di sopravvivere è tipo 0,0. Una su 3720, ecco, gli dice poco. C3PO. Sì, poco. Quindi, per quanto, io ripeto, cioè, nel senso, è fantascienza, però è una navicella che deve fare delle virate per evitare degli oggetti. Ha senso quella roba lì? Per me no, perché per me fa delle virate troppo strette, troppo assurde. Ok, quindi si schianta sugli asteroidi. Per me il Voldemort lì è tipo... Allora è Han Solo, però è tipo 8. Ok. 8 per 8. Me. Allora, io dividerei il voto morte in Han Solo che schiva gli asteroidi e poi le navicelle dietro che sparano a Han Solo. Ok. Poi capisci il perché. Voto morte di Han Solo che schiva gli asteroidi. Cifra tonda.
Zero. Stacce. Non conosci i campi d'asteroidi. È certamente sopravvissuto. Perché? Perché, allora, a parte che non si chiamano del tutto campi, si chiamano fasce o cinture di asteroidi, ma questo capisco che è un problema mio, no? Certo. Quante ne conosciamo? Circa una trentina. Due nel nostro sistema solare e gli altri fuori. Gli altri fuori assomigliano a uno dei due che noi abbiamo nel sistema solare, che è la fascia di Kuiper. La conosciamo un po' poco, possiamo fare però delle stime di come funzioni. E quello che noi abbiamo stimato è che ci siano 100.000 corpi di grandi dimensioni. 100.000 sono tanti. Sì. Quindi io mi aspetto che debba schivarli. Certo. Già, se non fosse che in realtà tutti questi 100.000 corpi in un'area così grande, in un volume, diciamo, così grande, sono molto distanti l'uno dall'altro. Risultato, i corpi molto grandi, sopra i 100 km di diametro, distano mediamente l'uno dall'altro tipo 15 milioni di chilometri. 15 milioni di chilometri? Sì, cioè non li vedi. La NASA ha stabilito che se io passo attraverso una cintura di asteroidi, la probabilità di essere centrato da un asteroide è di una su un miliardo, andando dritto per dritto. E quindi loro non se ne preoccupano? No, tirano dritto le sonde. Cioè la NASA le lancia dritte. Sì, non è mai successo niente di particolare. Quando, se noi andiamo a vedere anche gli asteroidi più piccoli, distano 3 milioni di chilometri l'uno dall'altro. Quindi non li prendi manco se non ci mai, neanche se ti impegni. Quindi, alla fine, voto morte di Han Solo che schiva gli asteroidi, siccome non li deve schivare, deve andare dritto per dritto, è zero. Okay. Voto morte pensando che dietro ha dei tizi che gli sparano è molto alto. Perché non si può usare gli asteroidi per farli schiantare. Se vogliamo avere un qualcosa di simile a quello che Han Solo diciamo deve schivare nella fascia di Hoth, perché lui è in una cintura di asteroidi fuori da Hoth, dobbiamo andare a prendere gli anelli planetari, non le fasce di asteroidi. Ad esempio Urano ha l'anello principale, quello più luminoso, che ha più o meno quella densità che noi vediamo nel film. Tra l'altro io mi sono sempre chiesto, con un'astronave così potente che poi addirittura fa il salto nell'iperspazio, tu sei lì a schivarlo a mano, sei un cretino. Cioè avrai una tecnologia abbastanza, che ti consente con dei radar di schivare gli asteroidi? No, lui li schiva a mano. Però Han Solo è meglio lui, quindi certo. Che devi fare? Cioè. Tu hai parlato di iperspazio. Sì. Visto che ci siamo e abbiamo definito che Star Wars, poi tu puoi dire tutte le cose belle che vuoi, ma di base hai detto in questa sede che Star Wars scientificamente non vale un c***o. L'ho mai detto. E c'è anche scritto un libro sopra, quindi cioè nel senso... Anzi, se volete avere più informazioni e vi piace tutto questo tipo di discorso, in descrizione trovate il libro di Luca, che è proprio La scienza di Star Wars. La scienza di Guerre Stellari per una questione di legale. Diritti. Sì. Cos'è l'iperspazio nella scienza? È uno spazio-tempo. Quindi noi viviamo in uno spazio-tempo, un tessuto, una trama dell'universo che è fatta dalle tre dimensioni spaziali, altezza, larghezza, profondità. Noi andiamo al cinema in 3D. Ce vai tu al cinema. Io ci vado. Secondo la fisica però queste sono intrecciate con il tempo. Che è la quarta dimensione. Quindi abbiamo noi una realtà che in realtà è quadridimensionale che chiamiamo spazio-tempo. I fisici non sanno dare i nomi fantasiosi alle cose. Ci mettono il trattino. Tutta esatto, la fatica spazio-tempo, spazio-tempo. Però c'è un problema, che se noi vogliamo giocare con oggetti più complicati, tipo i wormhole, che nella fantascienza ad esempio abbondano, non mi bastano queste quattro dimensioni. No. Mi serve almeno una quinta dimensione spaziale. E questo concetto è nato, è stato teorizzato nella fisica, viene chiamato iperspazio. Quindi l'iperspazio è lo spazio-tempo con in più una dimensione spaziale. In Interstellar te lo spiegano col foglio piegato e faccio il buco. Il foglio ha quattro dimensioni, quindi se io lo piego, devo piegarlo in un'ulteriore dimensione. Okay. Quella è la quinta dimensione che mi serve per avere l'iperspazio. Questa quinta dimensione si chiama? Quinta dimensione. La fantasia dei film. No, guarda, quinta dimensione. Esiste davvero? Non lo sappiamo. Però Star Wars riprende questo concetto e dice che il salto nell'iperspazio non è accelerare a velocità smodata, come dicevano. 130 si vola! Esatto. La velocità smodata di Spaceballs. Esatto. Ma è infilarsi in questa dimensione parallela, diciamo, dello spazio-tempo, in cui è possibile viaggiare molto molto veloce. Quanto veloce? Molto più veloce della luce, non si sa quanto, non viene detto quanto, però viene detto che bisogna un po' accelerare per entrare in questa superstrada, diciamo, cosmica. Quanto si accelera? Qui c'è un metodo, volendo, per calcolare, guardalo, l'ingegnere inizia ad avere un tic all'occhio. Sì, sto male. Sì, la palpebra che... Sì, è un metodo di Allora, il metodo è perfetto per un fisico. I fisici come fanno i conti a spanne?
Quindi, sì, 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 però tutto spannometrico. E quindi come si fa? Si prende la scena dell'accelerazione del Millennium Falcon. Il Millennium Falcon viene sempre inquadrato da dietro, accelera, parte e si infila in questa superstrada, diventa un puntino. Se noi guardiamo, sappiamo quanto è largo il Millennium Falcon, poco più di 25 metri. Sappiamo quanto tempo ci mette a sparire puntino all'orizzonte. E ti viene che l'accelerazione è sostanzialmente pari a 3500 G. In Top Gun svengono a 9,5 tipo, e qua 3500 G, quindi i tuoi organi interni li lasci dietro, li lasci mentre proprio, tu acceleri in avanti, cioè arriva soltanto lo schermo. Però, e scusate, poi c'è la frenata, fatemi un pericolo. Ma porca miseria, ma puoi analizzare una scena e dire dalle riprese fatte si vede che la... Ma che significa? Ma che vuol dire? Cioè, nel senso, è una roba che piace tanto ai fisici, me ne rendo conto, certo. Ma non c'ha alcun cazzo di senso, perché se cambi la telecamera cambia anche quanto larga o lunga la vedi la cosa. Tu quindi dici la focale ti... La focale sminchia tutto, quindi voi esperti, diciamo, qui anche dietro le telecamere saprete dirmi che è una stronzata, quindi... Da ingegnere, tu non ti accolli questo calcolo, quale calcolo fai? Non c'è nessun'altra stima possibile. E che vuol dire? Ne trovo un'altra, non è, cioè, non è possibile. Tra avere una cosa con una potenziale incertezza, ci sarà una scena in cui e avere il nulla, come fa l'ingegneria, no, cosa vince no, ditecelo voi nei commenti. Io ho una scarpa e non ho paura di utilizzarla. Ditecelo voi nei commenti se cosa preferite, anzi scrivete voi nei commenti un calcolo migliore per capire a che velocità va io, l'accelerazione. Mi sento proprio. Non avete fiducia nella scienza, ma non utilizzarla. Ma infatti, non sono esatto. Oh, sta molto. Mi ricordo sempre che sono più grosso, eh. Vabbè, poi la sistemo un po' con il cuscino. quindi stoppiamola qui prima che si finisca a botte. Grazie mille, Luca. Grazie per averci distrutto Star Wars di allo scientifico. Grazie mille, Davide, per aver rotto il c***o a Luca mentre provava a fare l'episodio. Direi che l'episodio finisce qui, noi ci vediamo sempre venerdì prossimo alle 14 su YouTube con un altro video. In descrizione trovate il nostro nuovo profilo TikTok in cui facciamo delle cose divertenti. Giovani. No, da giovani mai, solo divertenti. E adesso ce ne andremo, caro Giovanni Santrocito che sta montando questo video, con l'iperspazio. Che vuol dire? Sarà a te deciderlo. Bocca al lupo.